Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Seguitemi nel tutorial. Ma prima vi ricordo di seguirmi su Facebook, su Twitter e di unirvi anche al gruppo Telegram del canale. Oggi, piccolo trucchetto culinario. Succede a volte quando si compra magari un pezzo di salame, un salame intero, o in questo caso per dire una bresaola, una slinzega, nella fattispecie, che dopo un po' di tempo che sta in frigorifero si indurisca e diventi praticamente di marmo, cioè non si riesce neanche ad affettare neanche con la motosega, volendo, o con la sega a nastro. E un sistema che ho trovato e risulta molto efficace, che praticamente la fa ritornare precisa come quando l'avete acquistata, sia per il salame che per la bresaola, per gli insaccati in genere, è quello di prendere uno straccio da cucina, bagnarlo per bene, gli diamo una strizzata, e dopodiché lo avvolgiamo intorno alla bresaola o al salame, glielo avvolgiamo per bene intorno e la rimettiamo via, ce la dimentichiamo per un paio di giorni. Vedete che in funzione anche di come è lo stato in cui si trova, se è più duro o meno duro, dopo 2-3 giorni sarà tornato esattamente come prima e riuscirete ad affettarlo sia col coltello o anche con l'affettatrice. Infatti questa era durissima e non so se si riesce a vedere. Vedete, la parte esterna è diventata quasi troppo molle, però adesso lasciandola un pochino senza lo straccio riacquisterà la sua consistenza. Se vi è già capitato e se vi capiterà, provate questo trucchetto e poi fatemi sapere come vi trovate. Anche questo video è terminato. Se avete delle domande potete farle nei commenti. Se vi è piaciuto mettete mi piace e condividetelo. Iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video. Seguitemi anche sulla mia pagina Facebook Paolo Brada Official.